Amici miei, amici miei, preparatevi perché oggi ho preparato un modulo che ci farà divertire nel bene e nel male Vedremo come andrà, ora vi mostrerò tutto, prima di cominciare un bel like, di iscrizione per supportare la il canale Mi raccomando, partiamo subito, buonasera a tutti e benvenuti nella nostra disgrazia chiamata Football Manager 2021 col nostro Sassuolo, allora... Dunque, 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 eh, ringrazio subito chi. il buon mister Pollicino, che mi ha detto di McAllister: abbiamo fatto l'offerta perché era in scadenza. Eh, abbiamo offerto il contratto, un grandissimo colpo, vale 40 milioni. Quindi, anche qualora volessimo poi rivenderlo, andremo a fare una plusvalenza davvero, davvero importante. Ehm, a livello di trasferimenti, ci arrivano offerte sopra offerte, e abbiamo accettato, non ricordo se l'avevo fatto vedere il, lo scorso video, quella di. Eh, Renier all'Arsenal per 30 milioni complessivi Quindi io direi che possiamo venderlo Anche perché diciamo la tutta Come abbiamo già scritto nei commenti Non ha convinto poi così tanto Sinceramente E, e basta e non, eh, non ci sono giocatori Al momento Nella, eh, nella, nella lista di trasferimenti Che possono andarlo a sostituire Ci sarebbe Galeno che eh, sarebbe un gran bel colpo, però purtroppo è extracomunitario, così come molti altri, e non, non possiamo fare una mazza. Vedremo intanto se arriverà, vedremo eh, se mh, riusciremo a eh, approfittare di qualche offerta più avanti. Per adesso andiamo, anzi, contro chi siamo, giustamente, voi vi starete chiedendo. C'è l'Atalanta e fino a qua ci siamo. Dunque, Atalanta, eh, aspettando, stiamo ok. Udinese e Napoli, trasferta, a casa e trasferta. Un episodio. Fondamentale perché in Serie A stiamo arrancando in settima posizione. Avevamo ben altri obiettivi a inizio stagione, ovvero quella della Champions League. Non siamo ancora fuori totalmente, siamo più qua a meno 4. Però non stiamo giocando proprio benissimo. Non convinciamo molto le tattiche, ve le faccio vedere subito. Abbiamo detto che il problema principale di questa squadra erano per l'appunto le ali che giocavano fuori ruolo e quindi davano. Una, una sorta di problema alla squadra a livello tattico e quindi le abbiamo spostate proprio nel, nel loro ruolo preciso. Ora potrebbe sembrare così agli occhi dei più esperti, effettivamente un modulo leggerissimamente <ride> sbilanciato. Però, secondo me, con istruzioni di supporto, con una mentalità equilibrata, possiamo trovare per l'appunto un certo equilibrio in campo. Magari sto di una. Serie di fregnacce incredibile, però voglio fare questa prova e la andremo a fare proprio contro l'Atalanta. Quindi, detto questo, ci vediamo per le formazioni, per questo nuovo esordio, chiamiamolo così, una nuova, una nuova strada. Andremo a intraprendere con questo nuovo modulo per la partita contro l'Atalanta a Bergamo. Ed eccoci qua al giorno della partita, tanto amato, tanto aspettato. Avremo ragione nel rischiare così tanto questo modulo? Chi lo sa? Allora andiamo un attimo di scelta veloce perché... Ci sono delle diverse cose da poter fare. Il nostro allenatore in seconda, che comunque ha delle caratteristiche quasi al massimo, ci suggerisce di mettere la squadra in questo modo. Quindi andiamo a rinunciare a Pinamonti come punta centrale, come centravanti, e mette Bazzischi contro ore da attaccante di sostegno. Potrebbe anche starci assurdamente. Eh, mi piace, mi piace molto I terzini a sostegno, le ali a sostegno Quindi ci va a dare un po' di, di copertura C'è il centrocampista di quantità Insomma, una follia o una solida realtà di... <ride> Direbbe qualcuno che vende poi di divani Vabbè comunque Andiamo va, vediamo che succede Tanto ragazzi, peggio di come è andata Nelle ultimi episodi Voglio dire, non può andare Allora, mani sui fianchi Stiamo andando bene ultimamente Il che è una grande stronzata Però facciamo finta che... Sia così, l'Atalanta scende con un 4-2-3-1. Andiamo, eh. Vediamo un po'. Quali disgrazie devo andare a vedere oggi, molto zemaniano. Ecco, ci si è parlato tanto del ritorno di Zeman a Foggia. Non so se poi abbia effettivamente firmato ancora o meno. Comunque, e quindi lo celebriamo così con questo modulo iperoffensivo. Ecco. Perfetto, così iperoffensivo che abbiamo fatto un solo tiro in porta. Bene, attenzione però perché potrebbe subito smentirmi. Perché c'è imbalò che è velocissimo. Parte sull'auto di sinistra, imbalò, imbalò dentro là di rigore. Madonna, madonna, ma come si fa? Ma come si fa? Mamma santa, ma era solo davanti alla porta. Ma neanche davanti alla porta, il portiere era pure a terra. Mamma che ignoranza, santa. Benedetta, ancora il Sassuolo con Miranda. Arauglio, Locatelli, batischi. Oh! L'arbitro è a posto. Ok. Vedete che quando la mettono in mezzo invece di tirata la, dalla linea di fondo, segniamo. Un risultato sarebbe molto importante questo, eh? Qualora vincessimo, bravissimo, Locatelli, meno male che ci sei tu, amore mio, meno male. Bevo anche, bevo anche. Il primo tempo finisce. Mani sui fianchi. Sono felice. Continuate così. Mm, vediamo, eh. Aspetta, mi abbasso un po'. Ok. Adesso c'è però l'Atalanta che pare in possesso palla, ma invece no. Perché guardate con quanta aggressività Mbalo va a prendere palla. ballo che adesso tirerà una ciofega. Vabbè, ma, ma già lo capisco ancora prima de, di come si svilupperà poi l'azione. Perché ormai è proprio... Prevedibile, prevedibile. Siamo al settantesimo, andiamo a fare, sì aspetta un paio di cambi, ormai vediamo questa azione. Locatelli chissà se sarà ancora del Sassuolo, delle Orenti, sì il tiro, e ovviamente, ma figuriamoci se non poteva segnare il primo tiro. Vabbè, questa è sfortuna ragazzi, qua mi dispiace, non, non, non mi dite che è il modulo e cose, perché VR sta giocando molto male, possiamo provare McAllister effettivamente. Anzi, lo proviamo come attaccante di sostegno. È giusto, vediamo un po'. No, vabbè, forse è meglio così. Vabbè, conferma. Un tiro hanno fatto. Perlomeno, visto dalle azioni chiave. Abbiamo ancora tempo per ribaltare. Pirola. Elanga. Miranda. In mezzo. Oh! Perciò questo senza portiere non segna. Col portiere va a segnare. Allora, concentrazione ora. Concentrazione. Facciamo l'ultimo cambio. leviamo Locatelli che è sempre stanco, poraccio. Servirebbe un regista di qualità da sostituire a Locatelli perché Frattesi, come ben capito, non è proprio... Uh, uh, il massimo a livello di ricambio Pirola, bravo, senza vergogna Verso Clesson, se per favore evitiamo di fare Stronzare, grazie, mamma mia Per carità, via, via da là, vi scongiuro Vi scongiuro, perché io già lo so Che la minchiate è dietro l'angolo, vi prego McCallis, bravo, verso Elanga e langa, avanza, avanza sulle ali dell'entusiasmo, Bazischi, Traore, niente, quello stavo a dormire, Traore era un attimo appisolato. Ancora McAllister, oh però con sto modulo, ragazzi, ma quante azioni si vedono, tutte del Sassuolo, solo una dell'Atalanta e <ride> guarda che gol, vabbè. Pratese, McAllister, il filtrante per Traore, la mette in mezzo Bazischi. Mamma mia, ma sempre, ma tutti i tiri che ci devono stoppare, ma che stiamo? Al basket siamo. Mi pare di vedere i Chicago Bulls ogni volta contro. Tutti i tiri, sempre il difensore ci mette il piede. Ah, mancano 5 minuti. 9 tiri, 6 in porta abbiamo fatto. Basta, andiamo avanti. Non voglio vedere l'ultima... Non... No, ma perché? Perché sempre Perché... Non la volevo vedere io questa azione. Ma anche se è nostra, non la volevo vedere. Tra ore Aina. No. Frattesi McAllister Frattesi Ancora Peraina Ti prego non la perdervi Vi supplico ragazzi Basischi McAllister Traore Oh Traoré, Guarda guarda Che è su sta posizione mm, Chi lo sa Chi lo sa Forse forse Abbiamo trovato Il modulo definitivo L'ho già detto 40 volte L'ho ben so E poi ne ho cambiati Altri 50 Però Fatemelo credere ragazzi Tanto sognare Per me non costa nulla È gratuito Ma che c'è frega Ma sogniamo No Oh per adesso modulo promosso a pieni voti. Mani in tasca, ben fatto. Anche perché diciamoci la tutta, abbiamo una squadra davvero forte che secondo me non va a rispecchiare la situazione di classifica che stiamo vivendo attualmente. E, e quindi ci sta osare un po'. Abbiamo una difesa davvero solida, un centrocampo davvero forte con Lokatelli. Comunque Traore, lo stesso eh, McAllister. Dobbiamo osare, secondo me, di più. Eh, e lo stiamo facendo. Allora, c'è Renier che sta per partire per 25 milioni. Come detto, vediamo se c'è qualcuno che possiamo andare a prendere come sostituto. Una vera ala destra, pura. Vediamo. Intanto ci andiamo ad avviare verso la partita contro l'Udinese. Siamo in casa un Udinese sedicesima, quindi possiamo tentare la doppia vittoria, cosa che. E manca da tanto tanto tempo, poi la tripla vittoria. Proprio forse non è mai arrivata sta stagione, sinceramente. Quindi possiamo andare a vedere adesso le formazioni per la partita contro Udinese, Vediamo se ci saranno anche dei movimenti di mercato durante questi 3-4 giorni, nel caso in cui ve li dirò: non appena torneremo online. Ed effettivamente le novità di mercato arrivano, perché Reniere è in procinto di fermare per l'Arsenal per un eh, prezzo totale del trasferimento di 30 milioni e mezzo. Quindi, tanti, tanti, tanti soldi. Bene. Ora, lui che era extra comunitario, posso andare a prendere il buon. come si chiama? Eh? Come si chiama poi è molto professional? Allora, Galeno la posso prendere adesso? Che ci siamo liberati di... Ma perché no? In francese, in francese si vende regole, sono solo. Ma se l'ho tolto a quello! Ma scusate, l'ho dato pure all'estero. Ma chi me la spiega questa, per favore? Me la spiegate? Grazie. Grazie mille, ragazzi. Vabbè, intanto andiamo a vedere la partita contro l'Udinese. Perché la mia idea era di vendere Gleno. Stiamo vendendo anche Chavez, ragazzi. Eh, Dov'è? Dov'è il buon Chavez? Eh, Gianfrancuccio nostro, che anche lui è extra comunitario. Sta andando al Fulham, anche lui in Inghilterra. Quindi, nella teoria delle cose, potremmo andarlo a prendere. Boh, vabbè, vedremo. Allora, eh, qui c'è un vuoto lasciato. Possiamo poi mettere Elanga, se lo riusciamo a mettere. Grazie. E vediamo forse così. No, vabbè. Così può andare bene, effettivamente. Eh, Emerson, qua. Il buon Vignato, sì. Pavridis, sì. Bene. Eh, anche Vignato potrebbe andare come vice Lang. Quindi ci siamo. A livello fisico, siamo a posto. Confermiamo la formazione, però c'è. No, siamo a posto. Ok, confermiamo la formazione. Sempre uguale. Batischi, eh, sì. La mentalità equilibrata. Questa è la vera prova del 9. Nel senso che, vinta questa, effettivamente, possiamo. Dire che questo modulo potrebbe funzionare abbastanza bene. Voi una vittoria che allunghi la nostra striscia positiva, allora agita, punta il dito: voglio che riprendiate da dove avete lasciato, ovvero da un bel gioco, da una vittoria convincente. Eh, vediamo un po': eh. siamo anche in casa contro un l'Udinese che sta navigando in bassa classifica. E infatti è subito in possesso palla. Stavo scherzando. C'è Basischi che potrebbe. Volare su quella fascia Potrebbe fumarsi tutti Ma invece decide di infrangersi contro il muro Friulano E' Langa E' Languccio mio Niente Il primo tiro però Lo abbiamo fatto noi Tre tiri Zero in porta Come vedete siamo sempre molto precisi proprio Siamo dei killer Dei cecchini Sotto porta o oh, non... non... Non ne sbagliamo una, eh. Gabbia verso Aina. VR. Un buon filtrante che però viene preso dalla difesa dell'Udinese. Bolzoni, che tra l'altro era fortissimo. Bolzoni qualche FM fa. Avanza. Bolzoni in mezzo. E eh, vabbè, eh, che te pare? Ruben Vargas. Va a siglare 1-0 per l'Udinese. Rimproviamo la squadra. Quanti tiri ha fatto l'Udinese finora? A 1, strano. Beh. Craft verso Bolzoni. Ancora l'Udinese. Per me ragazzi, non ripeto, non vabbè. Un ottimo possesso palla dell'Udinese, Miranda però fa su il pallone. Vediamo se riusciamo a ripartire, Villar Vedete comunque le ali quanto scendono basse Per aiutare ehm, la difesa Quindi si sì, è sbilanciato Ma non troppo secondo me Oh questo è netto signore E va a vedere il VAR Madonna, ormai gli arbitri ragazzi non possono Decidere più nulla senza VAR Era netto c'è bisogno di andare a vedere pure il VAR Non lo so che senza VAR per, per non vederlo che gli devo fare Gli devo sparare Vabbè vediamo sto VAR Rigori concesso Eh vabbè dai Babba Zisk, ovviamente, il nostro Oscar che fino adesso non ha sbagliato una. E continua con la nostra tradizione. Grande Oscar, sedicesima rete della stagione, il nostro fenomeno mondiale. Almeno qualora nella, in sede di mercato l'anno prossimo dovrebbe, dovrebbe, dov, dovessero <ride> arrivarci delle offerte per meno di 100 milioni, ragazzi. Non si vende Il buon dischi Il buon Oscar Comunque il primo tempo Nel frattempo Finisce Lancia la bottiglia Non ci soddisfa per niente Quello che abbiamo visto Perché Potremmo far di più Vediamo Subito un'azione Villar Allarga Bravo Ottimo Il passaggio per Embalò Che potrebbe partire In velocità Non so Che è bloccato Che si è incollato Trore In mezzo Maronna, quanto mi piace! Quanto mi piace quando non tirano e la mettono in mezzo. Finalmente, quanto mi piace! Quello che è sempre detto: mettessero in mezzo ogni pallone quando arrivano a fondo campo invece di tirare, faremmo almeno 10 gol a partita. Bravo! Oh. E la ribaltiamo per adesso. Per adesso. Aspettate, a vittoria. Perché ancora manca mezz'ora dove possono anche fare 8 gol. Però ci siamo svegliati. Avete visto? 12 tiri, adesso 7 in porta. Basiski il corner per Villar Gabbia 3 a 1. E allora ci siamo. E allora il modulo è questo. Signori, l'abbiamo trovato. Lodali, ma lo diamo tutti. Lodiamo tutti. Certo, noi continuiamo a vincere. Ma restiamo sempre al settimo posto. Boh, vabbè. Sì, 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 sì. Leva Traoré, metti McAllister. Anzi, andiamo a fare altri gambi. Um, Locatelli sempre per il buon Frattesi. Purtroppo non abbiamo altri rigami al momento. Confermiamo le sostituzioni e andiamo avanti. Dai, andiamoci a prendere questa Champions League, ragazzi. Forza, VR, Frattesi, Miranda, Embalò. Avanza sulle ali dell'entusiasmo ormai 3-1. A 3-3 le facciamo. Embalò, 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 dov'è? Dove va? Verso Miranda ancora. Villar potrebbe provare la Milena. Non l'appoggia Frattesi, non tirarti, prego. Grazie Elanga, Badischi Elanga ancora. Stoppato Elanga. Può riprovare a mettere in mezzo Cembalo. Che non trova la porta. Vabbè, ma un gran bel gioco. Bravi ragazzi, lodiamoli ancora. Bravi, bravi, bravi. Gabbi per Comare? No, Villar. Villar per Emerson. Ma sì, mettiamo via per Emerson. Boh, vabbè. Non ho mai visto Emerson centrocampista di quantità Però vabbè, solo dice lui Tanto erano gli ultimi minuti Grandi, grandi ragazzi, punta il dito Sono molto felice della prestazione Di come avete giocato. 2 su 2 Riusciamo a fare un 3 su 3 ve, ve prego, non lo facciamo da una vita 3 su 3, vi supplico Oh, e le finanze come siamo messi? Abbiamo 36 milioni, ne abbiamo 98 per quanto riguarda gli ingaggi La spesa accordata è 92 Eh, qualcuno potremmo andare a prendere ragazzi C'è la chiusura di mercato Allora facciamo così, vado contro il Napoli Poi mancano questi proprio due giorni Dove vado a vedere se riusciamo a vendere qualcuno Anzi aspettiamo che Chavez si, leva, si levi dalle palle E vediamo se possiamo prendere un altro extra comunitario Intanto, andiamo avanti. Inutile tagliare perché ormai siamo praticamente arrivati al pre-partita. Può essere anche un, una, un, un mix, una combo tra eh, gli allenamenti che sono stati rivisti e rivisitati e anche il nuovo modulo. E magari entrambi stanno facendo effetto e stanno creando questo mix esplosivo. Che per adesso ci ha portato con ben due vittorie su due contro squadre. L'Atalanta, specialmente l'Udinese, era. Nei, al sedicesimo posto quindi Vediamo ora Contro il Napoli alla, Allo stadio Diego Armando Maradona Cosa va a succedere? Pavlidis il rifiuto lo sa su No, ah, niente Resta con noi Fai la muffa in panchina, caro Pavlidis Che te devo dire Ok, andiamo Ah Vinta questa ragazzi, me la sento Dai Dai, 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 dai. Ribeiro Vediamo un attimo Osservatori questo no. Aspetta, ve lo vedo da qua così facciamo prima. Questo ragazzo prodigio no. Questo è un gran bel portiere ma costerà un sacco. Saragoscia no. Quello di che posizione è? Mm, una punta no. Questo no. Questo no. Questo no. Questo manco. Questo nemmeno. Portiere non ci interessano. No, no. No. Christian Diamanti. Io direi anche no. Vabbè, non c'è sta una mazza. Complimenti ai miei osservatori che trovano sempre dei fenomeni. Allora. Ci arriviamo su sta benedetta partita, per favore. Che tra l'altro è l'ultima che va a chiudere l'episodio. Quindi. Dai, eh, cerchiamo di chiudere in bellezza. Una volta, una volta ve lo chiedo. Non è che chiedo. Un... Non, 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 non chiedo nulla. Una vittoria per fare 3 su 3. Poi arriva il Vicenza, quindi. Ci va a dare ancora più fiducia. Dai, ve prego, ragazzi. Chiudiamo con tre vittorie su tre. Almeno un pareggio, dai. Avanti. Non, non voglio sembrare eh, greedy in inglese. In italiano non voglio sembrare... Non mi ricordo come si dice in italiano, però va bene. Mm, avido, ecco. Avido di vittorie. Non voglio sembrare avido di vittorie. Mi basta anche un pareggio. Comunque ho contornato anche da una bella prestazione. Vediamo un po'. La formazione... Dunque, Embalò è stanco. Voglio provare il dove sta qua vignato. E lo spostiamo di qua. Sì. Tanto è Langa, uno o là è uguale. Ehm, poi il resto lo possiamo lasciare così. McAllister è indisponibile. No, bah, lo, lo puoi togliere. Grazie. Grazie. Ehm, va bene. Equilibrata la mentalità, confermiamo. Vediamo se riusciamo. A fare 3 su 3 se ci fa questo gran regalo, Christophe Gaultier. L'allenatore del Napoli, che sembra più un profumo. Voglia una vittoria che allunghi la nostra striscia positiva. Dov'è? qua aspetta. Io già mi metto con l'acqua in mano. L'acqua santa me ce vorrebbe, no? Acqua minerale, va bene. L'acqua santa me ce dovrei mettere qua dentro. Vediamo di chi sarà il primo tiro. Che sarà indicativo di come andrà la partita. Perfetto, del Napoli, ottimo. Però un tiro in porta, il primo tiro in posto, porta è il nostro, eh. Beh, tutto scorre con molta leggedria. Vabbè che avevo chiesto anche un pareggio, però almeno un'azione. No, gioco. Niente. Benissimo, primo tempo senza che succeda una mazza. Mani sui fianchi Siete stati migliori di loro Continuate così e tutto andrà bene Oh Miranda No, no, no Il contropiede No, ma sempre una cosa Sempre una cosa Blandon Ma quello perché poi si sposta e non ci va? Io non capisco questo Politano, il tiro Oh, grande Dai, bravo Cle Finalmente Una volta che fanno un tiro e c'è una parata Invece deve essere sempre gol Politano In mezzo Locatelli lontano Potrebbe partire Bazischi In contropiede C'è anche una pioggia Incessante Che non va A favorire Una squadra tecnica Come la nostra Sicuramente Vignato Il lancio Sbagliato Però Attenzione Manuel Perché qua c'è qualcuno Che rischia il posticino Amico mio Sappilo Il Napoli Sta uscendo Alla distanza Adesso otto tiri Stanno attaccando Con più convinzione E infatti Ceppo Bravo Gabbia Bella Rachmani All'indietro Aia Mm, saliera rubava Politano. Eh, sempre gol. Sempre gol. Non ne sbagliano mai una. Non ne sbagliano una. Allora, Ilanga. Mettiamo. Mettiamo in balò. Che comunque una mezz'oretta se la può fare. E Traoreno sta giocando bene. Proviamo Montiel Proviamo un po' tutti adesso, ragazzi. Ci sta, ci sta, comunque perdere anche contro il Napoli. Al, al Maradona. Però. Però però proviamo con una mentalità più positiva e proviamo anche a incitarli. Niente, sempre il Napoli in possesso palla. Diciamo che in questo modulo lo convince. Non al 100%, però, però abbiamo visto dei miglioramenti, quello senza dubbio. Forse, Vabbè, qua c'è il 2-0, forse con squadre. Più tecniche come il Napoli, come può essere la Juve, con squadre superiori a noi, perlomeno sulla carta, potremmo andare a. Leviamo anche le Sì. Potremmo andare a, a provare in qualche modo un po' più conservativo, un po' più classico, come può essere un 4-4-2. Un qualcosa del genere. Questa potrebbe essere una soluzione a cui possiamo pensare. Male, male, questa partita, sarebbe stato troppo bello, effettivamente, fare tre vittorie su tre. Però. Però c'è del, della luce, c'è del positivismo. Sono demotivati pure. Vabbè, non so che io devo dire. Bravi, complimenti, avete perso 2-0. Ci può stare contro il Napoli questa sconfitta, assolutamente. Dunque, fatemi sapere, però, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Contro il Vicenza sicuramente continueremo con questo modulo per vedere come va. Che è successo? Ok, grazie. Abbiamo giocato già? Sì, già la maggior parte hanno giocato Allora, allora, Locatelli accetta la multa perché era diffidato probabilmente Siamo a sabato, un attimino andiamo avanti con domenica e vediamo se riusciamo a far giocare il resto della squadra E avere una classifica più completa, oltre nel Vicenza che finalmente arriva tra una decina di giorni Aggiornamento, date importanti, qua non succede nulla Mm, sabato, no, arriva tra otto giorni. Vabbè, una, la classica settimana senza altre partite. Quindi, eh, però, basta. Basta perché poi vorrei andare ad operare sul mercato. Abbiamo tempo di recuperare un po' le forze perché abbiamo anche giocato. Considerate tre, tre partite in una settimana. Quindi, ci sta che a livello fisico arriviamo spompati completamente eh, contro il Nauli. Quindi, ci sta anche la sconfitta, magari non a causa del modulo, ma proprio per. Una condizione fisica precaria Allora, eh, Serie A, siamo sempre lì Però abbiamo diminuito il nostro distacco Di un punto, però il Crotone Ha ancora una partita da giocare Quindi facciamo finta che siamo a meno 3 Perché la Lazio comunque ha 40 Quindi siamo ancora comunque fuori dall'Europa Nonostante quelle due vittorie Vabbè, non, non si, non, Queste vincono sempre Non si fermano mai Il prossimo episodio, Ale, Vicenza, Cagliari e il Paris Benissimo Vicenza, Cagliari, dove stanno? Il Cagliere è 16 ⁇ e il Vicenza è 19 ⁇ Sembra sulla carta tolta la sfida di Europa League, ovviamente. Un episodio sulla serie a abbastanza fattibile. E il buon Di Marco? Quanti anni ha Di Marco? 28? E questo? Beh, potremmo pensarci su Di Marco. Vabbè, mi andrò a, a a scatenare sul mercato. Vediamo se riusciamo a trovare qualcuno di interessante che possa fare al caso nostro. Ragazzi, fatemi sapere la vostra, ovviamente. Mm -hmm. Eh, riguardo il modulo Anzi lo metto così che ve lo faccio rivedere Un bel like, un'iscrizione Per quanto riguarda il canale Per supportare questa serie Io come sempre vi voglio bene Ci vediamo domani con dei nuovi fantastici video Ciao